Grazie per essere con noi. Buonasera Andrea e buonasera a tutti. A me fa molto piacere anche perché fate un lavoro prezioso, quindi se posso dare un piccolo contributo sono solo contento. Grazie, grazie Edoardo. Appunto, come dicevo in apertura, hai vinto il reality La Pupa e il Secchione. Sei stato anche attore nella sitcom Disney Quelli dell'Intervallo. Attualmente sei docente a contratto di cinema orientale presso l'Università Mercatorum. Ecco, non so se ho detto giusto, ma sei soprattutto in questa veste oggi di candidato per il concorso alla scuola secondaria. Ecco, io ho dato un piccolo spoiler, hai fatto l'esame per filosofia e storia. Ecco, raccontaci un po' come è andata, quali erano gli argomenti e come, appunto, se poi anche hai passato l'esame. Va bene, molto bene. Sì, dunque, sicuramente i consigli, un po' l'esperienza, quello che posso dare, l'esperienza di oggi vale quello che vale, va presa sempre con le pinze, perché ricordiamoci, è una prova strutturata, è una prova oggettiva che domani potrebbe essere completamente diversa, però magari l'esperienza di oggi, essendo il primo giorno per la secondaria, potrebbe dare quantomeno, io spero, ecco, almeno questo, togliere ansia da esame, che io credo che sia il più grande scoglio di questa prova scritta. Perché dico questo? Perché mi aspettavo una prova leggermente più sfidante. Con questo non significa che la prova fosse semplicissima o che bastasse, ecco, buttarsi e rispondere a casaccio per superarla, però ecco, ritengo che con un po' di attenzione, un po' di studio pregresso, gli aspetti docimologici, ma gli aspetti soprattutto teorici della disciplina e alla psicologia, ecco, la prova fosse ampiamente sostenibile. Dunque, ecco. Mi è sembrato soprattutto una prova di teoria pedagogica e psicologica. Quindi, ecco, il primo consiglio che darei è quello di ripassare gli autori, ripassare autori e teorie principali. Oggi è uscito, mi sembra, Brunner, Freud, poi tra l'altro leggere Freud è sempre un'esperienza illuminante, quindi fa bene anche a prescindere dal concorso scuola. O comunque. Chi ha teorizzato, oggi è uscito questo, chi ha teorizzato l'idea di intelligenza emotiva, insomma, domande sostenibili, ecco, non bisogna essere un pedagogista, basta avere quantomeno frequentato, ecco, questo tipo, di letture per riuscire, ecco, ad orientarsi. Io credo che anche, poi certo, effettivamente rispetto alla prova di infanzia e primaria, il background formativo, appunto il pregresso dei candidati, è probabilmente un po' diverso, quindi io ritengo che potrebbe essere un po' più impegnativo per magari chi viene da una classe di concorso prettamente scientifica, che magari ha frequentato poco questo tipo di saperi, di discipline, potrebbe essere un po' più impegnativo. Però io credo che con lo studio necessario, insomma, verso questo tipo di procedura, questo tipo di concorso, non ci dovrebbero essere grandi problemi. Però ecco, quindi consiglio principale, ripasso di teorie psicologiche e pedagogiche. Non mi sembra, oggi non sono uscite domande di normativa e non mi sembra che, Ecco. anche questo credo che insomma è vero, il grande incubo per i candidati, la normativa, insomma, è sempre uno di quelli. E non mi sembra che siano uscite, credo neppure nei giorni precedenti, da quel poco che ho visto, anche seguendo poi le question time di Orizzonte Scuola, non mi sembra che la normativa sia un grande scoglio, un grande problema. Quindi ecco, non consiglierei adesso di fare la notte su questi temi, quanto piuttosto sì, di rileggere teorie e pensatori. Una certa attenzione magari verso la lingua inglese, perché quello me l'aspettavo un pochino più semplice, invece le ho trovate leggermente impegnative, quindi comunque la lingua va conosciuta abbastanza. In particolare consiglierei di ripassare i phrasal verbs, che non sono certo semplici, come sa chi si approccia magari all'inizio dello studio della lingua inglese. I phrasal verbs sono a volte ostici, perché per l'appunto sono controintuitivi a volte. Dunque, Ecco, cos'altro? quindi Edoardo, ci chiedono anche dei commenti, ecco, molte domande, molte risposte erano, diciamo, deducibili dalla domanda, ecco, erano strutturate Qui abbastanza interviene facilmente, sempre, ecco, vai. fa sempre bene il consiglio della nonna, il consiglio empirico di leggere molto bene le domande, perché molte volte la domanda
la risposta è desumibile dalla domanda. Non dico sempre, perché altrimenti uno non è che sta perdendo tempo, ci deve essere sempre una base di studio. Però con quella base di studio, ecco, leggendo le domande, alcune era piuttosto, mi è sembrato, ecco, piuttosto semplice escludere quantomeno un'alternativa. Già su quattro opzioni escluderne uno o due, insomma, già vuol dire che poi lì interviene anche, oltre alla preparazione, interviene anche la componente del caso, c'è anche quello. Proprio citando Freud, visto che siamo, per fare questo piccolo ripasso, Freud nell'interpretazione dei sogni dice una cosa che a me è sempre piaciuta molto e mi ha quasi folgorato. Ci dice che il sogno può essere interpretato quasi integralmente, a prescindere però ad eccezione di almeno un punto, o almeno un punto che risulterà sempre sfuggente. Ecco, questo punto Freud lo definisce un ombelico che affaccia verso l'ignoto, verso l'insondabile. Ecco, il concorso scuola è la stessa cosa, c'è sempre almeno un ombelico verso l'ignoto, verso l'insondabilità. E quindi non potremo mai dire che basta studiare, perché il programma è talmente ampio che una prova oggettiva su 50 domande non è semplice, perché l'ombelico può essere molto molto vasto verso l'ignoto. Però, ecco, appunto, con lo studio, penso, ecco, diciamo, quindi per spezzare l'ansia, io credo che la percentuale di superamento oggi sia stata abbastanza alta, quantomeno poi nella mia sezione l'hanno superato tutti, ma presumo che, appunto, studiando proprio il tipo di domande di oggi, io credo che la percentuale di superamento sia stata abbastanza alta. Per cui, però, certo, ovviamente, come sappiamo, come voi anzi sapete molto meglio di me, non basta superare le prove, ricordiamolo sempre, per vincere il concorso. Però uno non deve puntare alla mediocrità, uno ritengo debba sempre puntare all'eccellenza, certo. E poi la prova che fa. Però, insomma, io consiglio sempre di puntare altro, anche perché poi il lavoro che andremo a fare è anche un lavoro motivazionale, no? Verso lo studio, certo. Verso la crescita. Dimmi. Edoardo, ci chiedono sull'informatica cosa è uscito, ad esempio, nel tuo turno, per esempio. Non so se ricordi. Che io ricordi, grandi temi informatici, io non sono un asso in informatica, grandi temi informatici non mi è sembrato di vederli, no. Comunque, quantomeno erano comunque domande che non richiedevano, secondo me, un grandissimo studio di informatica, ecco, no, questo no. Quindi magari erano domande, come questo tipo di prova spesso è difficile categorizzare il tipo di domanda, no? Perché noi vediamo una domanda che potrebbe, dalla prima lettura, far parte di vari ambiti specifici, perché poi spesso è informatica, ma sempre di ambito pedagogico. Ecco, appunto, infatti ci sono arrivate, leggo anche alcuni... da bando ci dovevano essere almeno 5 domande di informatica, quindi sicuramente c'erano, però già il fatto che non lo ricordi significa che non dovevano essere tanto complesse, ecco, che probabilmente erano inserite in un sistema di teoria. Ecco, ma scendiamo un attimo, ecco, c'erano, quindi, ecco, andiamo un po', se non so se ricordi, ecco, alcune domande, ecco, non so se si parlava, ecco, appunto, tu hai parlato di alcuni autori, ecco, non so cosa è uscito nel tuo turno di esame. Una delle domande, Freud, Brunner, Freud, questi qua. Chiedevano, insomma, di approfondire il concetto di superio. Adesso le alternative precise... No, ma ci mancherebbe, non è che ora te le devi ricordare tutte, assolutamente. In generale, anche perché sono appena uscito dal traffico, certo. Del ritorno, quindi sono anche un po' provato. Ecco. Poi, insomma, io oggi il mio risultato l'ho portato a casa, quindi io adesso... Certo, no, Alessandro, ti chiedono, ecco, questo chiudiamo e poi ti lascio, ovviamente, ecco, se ti sei esercitato su qualche piattaforma, ecco, se hai fatto praticamente delle simulazioni di esami o se hai... appunto studiato solo su libri. Allora, devo dire, io oggi, beh, intanto ho preso 90 punti, giusto anche per un po' di gossip d'esame, anche perché comunque mi fa piacere, perché è sempre una soddisfazione. E non è un punteggio d'eccellenza, però insomma è sempre un punteggio che ritengo abbastanza alto. Allora, non mi sono esercitato su piattaforme, però io sono un cattivo maestro in questo, ma semplicemente perché il mio background formativo è proprio specifico di tutte queste discipline, quindi partivo un pochino avvantaggiato come preparazione, però io credo che, insomma, un po' di esercizio faccia bene, anche se credo che la base debba essere sempre lo studio teorico, perché non essendoci una banca dati, no, l'esercizio magari di test, di prove oggettive, di profitto, quello può essere sempre valido, per capire come è strutturata una domanda, quello sì, per magari
ragionare molto anche scaltramente su come funzionano le opzioni di risposta, sugli equivoci. Comunque, ecco, ci vuole una grande attenzione alla lettura di delle domande. Questo è un ultimissimo consiglio che sembra banale, però è importantissimo. Avete 100 minuti, non si può consegnare prima, quindi non vale la pena, anche perché non fate bella figura con nessuno. Dovete aspettare comunque la scadenza dei 100 minuti, quindi rileggetele con attenzione, perché alcune sembrano molto facili, ma ci sono dei trabocchetti, come giusto che sia, perché è un concorso. Certo. Benissimo, allora tutto a posto poi per quanto riguarda tutta la parte logistica, non ci sono stati problemi, i computer hanno funzionato. All'inizio la password d'esame non prendeva, ma poi è stata una cosa risolta in 5 minuti, quindi insomma non mi sento adesso di andare lì a... Tutto abbastanza bene. Perché io penso che in ogni plesso ci siano pochissime persone, e questo credo che sia una cosa buona, perché per gestire è più semplice, eravamo in 11. Benissimo, perfetto. Allora, Edoardo, vai. Hai dato sicuramente una tua appunto indicazione. Io ti faccio i complimenti per aver superato la prova scritta e a questo punto in bocca al lupo per l'orale. Quindi grazie Edoardo e ci rivediamo presto. Vi vorrò sapere anche dopo l'orale. Assolutamente, questo ormai è d'obbligo. Grazie Edoardo e ci rivediamo presto su Orizzonte Scuola TV. Ora devo studiare per forza, no, faccio una figuraccia poi all'orale. Va bene, arrivederci, grazie. Ciao, grazie.